STL Magazine e Radio Gamma Puglia. Ciao Giovanni, ciao, piacere. La domanda è questo debutto, diciamo, sul palco dell'Ariston, scusami. Sei stato presentato come un personaggio eclettico e anche un po' il poeta di Instagram. Sanremo invece è quanto più di mainstream, cioè nella nostra cultura italiana. Quindi come si conciliano queste due anime, questi due mondi? Si conciliano che io non ho una cultura italiana, innanzitutto. Vengo dall'India, ho attraversato altre terre che mi sono state madre e padre. Ho spesso barattato la genitorialità con chi avevo davanti. Questo è quando vivi una famiglia allargata. E quindi questo un po' prima di tutto, io non ho mai vissuto Sanremo se non per sentito dire, non l'ho mai visto, cioè faccio mea culpa perché poi ho scoperto vederlo da dentro che è molto bello, quindi recupererò sicuramente. Altra cosa è che non lo so, io rispondo presente all'appello di quello che trovo davanti e mi invita, cioè io vedo un palco, vedo una storia dietro, vedo persone buone che gestiscono la situazione e che mi invitano a professare le mie parole. Quindi io vedo che tutto torna a me in questo caso. Quindi perché non parlo? Cioè, perché, cioè che cos'è il mainstream? Lo sappiamo veramente. Cioè, che cos'è? Indipendente, siamo veramente, esiste una cosa indipendente. Nessuno è indipendente. Dipendiamo tutti da qualcosa. Uno adesso esce con un disco indipendente, non è vero perché te l'ha fatto fare tua madre con il laptop perché tu non te lo potevi permettere. Cioè, dobbiamo accettare che dipendiamo da ogni cosa, che siamo schiavi della vita ed è magnifica, una schiavitù magnifica perché ci rende liberi solo quando siamo consapevoli che siamo esili. Quindi, ben venga questo mainstream se invita ad unire tante persone. Basta stare tutti staccati a voler fare le prime donne, dobbiamo essere prima di tutto primi umani e poi possiamo fare le prime donne. Grazie.